Carrara, il Movimento 5 Stelle fa le primarie per scegliere il candidato sindaco alle prossime amministrative di primavera. Giulia Baldi. Nella sede dei 5 Stelle di Carrara, dalle 9 alle 19, si sceglie il candidato sindaco con le primarie tradizionali, con schede e urne di cartone invece che su internet. Troppo complicato e lungo fare una consultazione online, dicono i pentastellati. Hanno diritto al voto i residenti a Carrara, iscritti al meetup locale oppure al portale nazionale. Sono diverse centinaia. Il programma è scelto dalla base, dicono i candidati Michele Palma, fondatore del meetup di Carrara, e l'attuale consigliere comunale Francesco Del Pasquale. Quello che cambia, dicono, è il modo di affrontare la volontà della base. Mi piacerebbe molto affrontare il problema dello statuto comunale, modificarlo per dare maggiore partecipazione ai cittadini. Le cose più brevi da fare sono indubbiamente il regolamento degli agri mammiferi e una gestione ben diversa di quelle che sono le cave oggi. Sul fronte opposto, il centro-sinistra che governa il comune è diviso. La maggioranza del PD dice no alle primarie, candidando l'ex vice sindaco Andrea Vannucci. Il resto del PD, insieme al sindaco uscente PSI Angelo Zubani e ai repubblicani, le primarie le vuole con forza. Qualcosa di più si saprà il 17 gennaio, dopo l'assemblea comunale del PD.